Non riesco, per quanto mi sforzi, a togliere dalla mente il timido albeggiare, le sagome nascoste, le nuvole veloci, la semplicità della vita. Amo le montagne. Qui ho vissuto molto dei momenti più belli. Sono state la mia infanzia, affetti e insegnamenti. Ho imparato da loro il rispetto della fatica e il pazientare in silenzio. Io ho iniziato abbastanza presto, perché mi ricordo che avevo 4-5 anni anch'io, iniziavo già a seguire una stagione di censimenti di mio padre. Nel silenzio siamo spettatori privilegiati di una natura che riesce sempre a emozionare. Perché abbiamo ancora circa due ore e mezza per arrivare alla macchina. Rimane dietro quel cristino là, ancora illuminato dal sole. In queste storie proverò a raccontarvi le avventure di chi ama vivere dove anche le aquile vogliono stare. Questo è Cacciatori di Montagna. Malinconia, si torna verso la macchina. È stata una giornata fantastica. Ce l'abbiamo fatta. Qua, siamo giù. Mai mollare, dicono. E noi non abbiamo mollato. Bravi ragazzi.